Cominciamo con questo racconto veramente terrificante. Allora, noi ci troviamo per questa storia a Casal Baroncolo in provincia di Parma. Cioè, ultimamente stiamo trattando un sacco di casi emiliano-romagnoli. Non lo faccio apposta, giuro. Non lo faccio apposta. Cioè, prima scelgo il caso, poi scopro di dov'è. Tranne il mio compleanno, che ho scelto una cosa delle mie zone, ma perché la conoscevo, perché ero lì quando succedeva. Ma un sacco, cioè, Emilia in blood proprio. Veramente sono successe un sacco di cose orribili in Emilia-Romagna. Vabbè. Comunque, Casal Baroncolo è in provincia di Parma, quindi siamo in Emilia. È tra l'altro una città di cui non si è mai parlato, tranne per i cerchi nel grano, raga. Quindi, cioè, già sappiamo che c'erano gli alieni lì. Non poteva certo andare tutto bene. Quindi, vabbè, giusto per dirvi che è un paesello veramente piccolissimo nella campagna parmense, e non succede assolutamente nulla di che in quel luogo, tranne appunto i cerchi nel grano. Raga, anche questo caso, come molti altri di cui vi parlo, è stato un caso molto mediatico, quindi se c'eravate davanti alla TV in quegli anni, siete stati bombardati dal piccolo Tommaso, lo chiamavano Tommaso, poi dopo è passata la storia come piccolo Tommy. Tommaso Onofri, che era un ragazzino, era un bambino di un anno e mezzo, 18 mesi, che sì, sono un anno e mezzo, che era scomparso, e quindi in TV, finché era scomparso e non avevano scoperto che fine avesse fatto, in TV davano appelli in continuazione: portate a casa Tommaso, liberate Tommaso, ridateci Tommaso. Anche, non so se vi ricordate, a Sanremo, c'era Sanremo in quel periodo, e diedero l'appello, parlavano con i rapitori, facevano interviste in continuazione ai genitori che mandavano appelli ai rapitori. È stata una cosa veramente straziante. Quel periodo è stato veramente straziante per la TV. Comunque, è il 2 marzo del 2006, ed è più o meno, sono più o meno le 19:30, 19:40. È un giovedì sera, ed è un giovedì sera come tanti a casa Onofri, perché sono tutti a cena, sono a tavola, stanno mangiando. Questa famiglia composta da quattro persone vive in un casale, in un vecchio casale che però hanno ristrutturato da poco, hanno fatto dei lavori. È una casa effettivamente grande, quella degli Onofri, però non è una casa lussuosa, cioè non sono una famiglia benestante, è una famiglia normale che tira a campare, che ha ereditato una casa grande ma comunque abbastanza vecchia. Infatti devono fare dei lavori per, come dire, recuperarla un attimino. E quindi quella sera, come tutte le sere, loro sono a cena e la famiglia è composta da mamma Paola Pellinghelli, è una signora di 43 anni che lavora come impiegata alle poste, mentre il padre si chiama Paolo, quindi qui abbiamo mamma Paola e papà Paolo, quindi Paola e Paolo, e Paolo Onofri, che ha invece 46 anni, e lui è un direttore delle poste, che insomma si era fatto strada perché anche suo padre lavorava come direttore delle poste, quindi lo ha fatto diventare anche lui un direttore delle poste, e ha fatto tutta la sua carriera così, infilandosi un po' dietro il padre. Mentre i due bambini, perché hanno due maschi, uno è Sebastiano, il più grande, ha 7 anni, e il più piccolino è proprio Tommaso, quello che malauguratamente sarà il protagonista di questa storia, che ha soltanto 18 mesi. Quindi sono, insomma, stanno mangiando e Tommaso è sul suo seggiolino, mentre Sebastiano sta facendo i capricci per mangiare, insomma, le solite cose che succedono la sera. Fino a che improvvisamente non va via la luce, pa, salta la luce.
e diciamo che i coniugi non si preoccupano più di tanto, perché ultimamente stava succedendo qualche volta che saltasse la luce per dei cortocircuiti che c'erano in cantina dove tenevano il quadro elettrico. Quindi non si agitano più di tanto e vanno alla ricerca delle candele. Quindi accendono queste candele e siamo immersi nel casolare dei Onofri a luce di candela. Stanno cenando in casa la famiglia di Tommy e improvvisamente salta la luce. Quindi vanno a prendere le candele, illuminano il tutto con le candele. Dopodiché il padre fa per uscire di casa per andare a guardare il quadro elettrico, per controllare se c'è un problema al quadro elettrico, insomma alzare i cosi, quello che si fa di solito col quadro elettrico quando salta la luce. Il problema è che lui apre la porta, fa per uscire, ma viene sbalzato all'indietro perché ci sono due individui che lo spingono indietro ed entrano in casa improvvisamente. Sono due individui completamente vestiti di nero, uno ha un passamontagna in testa, l'altro ha un casco integrale. E uno è più alto e uno è più basso e cominciano subito a fare del casino, cominciano a urlare, a dire questa è una rapina, tutti giù, così. Quindi cazzo, questa cosa, io vi giuro che a me questa scena qui mi mette un'agitazione veramente assurda. Quindi praticamente i genitori si mettono giù, ma i bambini rimangono seduti uno sul seggiolone e l'altro comunque sulla sedia. A questo punto il più basso comincia a puntare un coltello alla gola del padre, alla gola di Paolo, mentre il più alto si avvicina al piccolo Tommy e gli punta in testa una pistola. La scena è questa. Raga, anche io ho la fobia dei ladri, anche io. A questo punto gli dicono: questa è una rapina, dateci i soldi. Tra l'altro Tommaso stava piangendo forsennatamente e Paola faceva per avvicinarsi a Tommaso, ma appena Paola si avvicinava al bambino, dalla testa di Tommaso lo puntava in testa a lei la pistola, quindi lei era immobilizzata e non riusciva ad avvicinarsi a lui. E tra l'altro, poi questa è una cosa che racconterà Paola, lei diceva aveva un atteggiamento strano perché gli puntava la pistola in testa, ma al contempo lo cercava di tranquillizzarlo facendogli delle carezze in testa al bambino, come se tipo è carino eccetera. Quindi Paola a questo punto dice: oi, adesso tutto quello che ho te lo do. Va a prendere il portafoglio e gli dà tutto quello che ha nel portafoglio, che erano 150 euro, quindi sai che bottino, però lo prendono. Poi praticamente il tizio più basso comincia a tirare fuori un rotolo di scotch, ma sapete proprio il nastro adesivo, quello da pacchi, quello marrone, quello che puzza, tira fuori quello. E con quello comincia a legare i genitori e anche il bambino, quello più grande, Sebastiano. Li lega i polsi, li lega un po' in malo modo così e li lascia sotto il tavolo. E poi cominciano a girare per casa. Questi cominciano a girare e abbiamo mamma, papà e bambino grande sotto il tavolo. Bambino piccolo Tommy lontano da loro sul seggiolone, ancora lì. Che piange, che urla, ma loro non riescono a vederlo dalla loro posizione. Sentono il bambino che piange, sentono questi qua che urlano, che girano per casa. A un certo punto non sentono più niente. Non sentono né questi qua che urlano e neanche le urla del bambino, il pianto del bambino. Quindi mamma Paola comincia a cercare di liberarsi. Non si ricorda bene come, ma è riuscita a liberarsi dallo scotch e gira per tutta casa alla ricerca di Tommy, perché Tommy sul suo seggiolone non c'è più. Quindi comincia a cercarlo per tutta casa, ma non c'è più, cioè Tommy non c'è più, sono andati via con Tommy. E hanno messo un po' in disordine, ma non hanno preso nient'altro, hanno preso solo Tommy e quei 150 euro che gli aveva dato lei. Quindi immediatamente lei si fionda fuori, intanto chiama il 113 e cerca di, insomma, inseguire qualcosa, qualcuno, ma ovviamente lì si è perso tutto nella nebbia sostanzialmente e di Tommy non ci sono più tracce. Arrivano immediatamente le volanti e scatta l'allarme, quindi chiaramente questa sparizione è veramente molto particolare.
C'è un problema però, perché Tommy non è un bambino sano e, come dire, è un bambino molto delicato, è un bambino malato in realtà, perché lui è affetto da una grave forma di epilessia e quindi necessita sempre e urgentemente di assumere un farmaco che si chiama il Tegretol. Ora, io non so bene come funziona il Tegretol, sapevo che lui ne prendeva 5 mg la mattina e 5 mg la sera, è che se non lo avesse preso per 2-3 giorni sarebbe stato un bambino morto, di certo, cioè era un farmaco vitale per questo bambino. Quindi capiate anche che, cioè nel senso, non è che avevano... come dire, ok, mi hanno rapito il bambino, poi chiederanno il riscatto tra una settimana, magari il bambino non gli fanno del male, magari non gli fanno del male, ma magari non sanno che se non gli dà il farmaco il bambino muore. Era una situazione veramente molto 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 delicata, tant'è che i genitori cominciano immediatamente a fare degli appelli a tutte le televisioni, e voi se vedete dei video dell'epoca vanno veramente in tutte le trasmissioni, anche dove non parlano di cronaca nera, parlano di altro, ma loro fanno, ovviamente hanno bisogno di raggiungere i rapitori e mandare questo messaggio, cioè dovete procurarvi questo farmaco e dargliene 5 ml la mattina, 5 ml la sera, perché sennò il bambino rischia di morire. Tra l'altro dicono, queste sono veramente scene terribili da vedere, i genitori quando fanno questi appelli, perché tra l'altro il papà dice: quando gli dovete somministrare questa medicina, ditegli che si chiama il mommo, così si tranquillizza, perché lui lo chiama mommo. E tutti questi appelli e tutte queste cose, quando poi saprete come procede questa storia, capirete che sono ancora più tristi da rivedere col senno di poi. Già in questo momento la madre non aveva più, cioè lei diceva anche: io so già che Tommy non lo rivedo più. E questa cosa è strana, cioè mi ha fatto pensare, una madre che dopo un giorno, due giorni che non si trova il bambino, dice: io ho la netta sensazione che il bambino io non lo rivedrò più. Strano, perché di solito le persone si attaccano alla speranza. Cioè vedete la mamma di Denise Pipitone, cioè Piera Maggio, dopo 17 anni è ancora aggrappata alla speranza di trovarla viva. Quindi capite che dopo due giorni tu, cioè, quasi vuoi dare per scontato che sia ancora vivo il bambino, no? Invece lei era già, non so, se lo sentiva in cuor suo, diceva che se lo sentiva. La capisco, un bambino con problemi specifici. Ecco, forse infatti la sua disperazione è dovuta anche a questo, alla consapevolezza che è un bambino che senza le dovute cure muore inevitabilmente. Era molto realista, sì, Vega. Sai, ognuno poi ha le sue strategie di coping, come si suol dire, cioè le strategie per superare un trauma. C'è chi, magari un po' più ottimista, si aggrappa alla speranza e rimane sempre aggrappato alla speranza. C'è chi invece ha un approccio più pessimista e proprio, come dire, si aspetta il peggio. Come dire, se mi aspetto il peggio, sono pronta al peggio, poi c'è solo da migliorare, no? Nel caso mi arriva una bella sorpresa. Sono due approcci diversi, ma entrambi comprensibili. Eh sì. No, sono strategie, si chiamano strategie in psicologia, ma chiaramente tu lo fai in automatico o fai quello che puoi, poi nel senso puoi anche imparare delle strategie, come dire, per superare meglio il dolore e tutto il resto, però anche quelle che facciamo inconsapevolmente sono chiamate strategie. Comunque, andiamo avanti. Il problema qui che si pone davanti agli inquirenti è: ok, questi sono entrati in casa, hanno detto che erano lì per fare una rapina, per prendere i soldi, hanno preso solo i 150 euro della signora, che la signora aveva il portafoglio e gli ha dato, e non hanno rubato nient'altro, hanno preso solo il bambino e basta. Quindi non si capisce qual era lo scopo di questa intrusione, di questa aggressione. Cioè, erano andati lì con l'intenzione di rapire il bambino o erano andati lì per fare una rapina, che poi ha avuto una svolta perché si sono accorti che in casa non c'era niente da rubare, allora hanno detto: vabbè, allora prendiamo il bambino. Non si capiva, nonostante
ci fossero dei testimoni oculari che hanno visto tutta la scena, non si capiva da cosa, da quale intenzione fosse mossa. E tra l'altro pareva veramente strano l'idea del rapimento del bambino come piano premeditato, perché dici, ok, se devo rapire un bambino per chiedere un riscatto, lo faccio con delle persone particolarmente benestanti, con dei ricchi, così posso chiedere un lauto riscatto. Non lo faccio con un'impiegata delle poste che tra l'altro in quel momento era in cassa integrazione e con un direttore delle poste che aveva uno stipendio di 2.300 euro. Quindi non è proprio, come dire, la famiglia giusta a cui chiedere un riscatto. Per questa cosa non tornava agli inquirenti, si chiedevano ma perché, che poi tra l'altro in casa non ha rubato niente, quindi cioè i soldi, ma perché i soldi? Tra l'altro l'unica proprietà che avevano gli Onofri era la casa dove vivevano, cioè era quel casolare lì che avevano ereditato da dei parenti e che era anche un po' malandato, infatti ci avevano fatto da un paio di mesi dei lavori di ristrutturazione perché andava messo un attimo a nuovo perché era parecchio decadente. E questi lavori di ristrutturazione saranno molto importanti ai fini di questa storia. Quindi ricordatevelo. In questo caso, in questo particolare crimine, viene presa come, diciamo, addetta ai lavori, l'antimafia di Bologna, tale DDA, che non conoscevo, un reparto che non conoscevo. E quindi se ne occuperà l'antimafia. Perché? Perché pensano che ci deve essere qualcosa di mafioso sotto o di terroristico e quindi non riuscendo le forze dell'ordine ordinarie a occuparsi di questo caso, se ne occuperà addirittura la DDA. Sono passati già 3 giorni e nessuno ha chiesto un riscatto, quindi questa cosa pare essere molto più una vendetta che una ricerca di riscatto. E tra l'altro i genitori sono sempre lì attaccati al telefono ad aspettare che arrivi una telefonata, lo stesso vale per la procura, per forze dell'ordine, ma nessuno chiama, nessuno dice niente, 3 giorni di nulla. Voi, cioè, potete anche solo mettervi un attimo nei panni di una famiglia che si è vista portare via il bambino davanti agli occhi, ha visto che lo hanno preso 2 persone e non fanno altro che aspettare che queste 2 persone li ricontattino per chiedere un riscatto, perché era l'unica cosa che potesse avere senso. E di solito questo avviene entro le 24 ore, 48 ore, passano 3 giorni senza chiedere il riscatto. Difficile che volessero un riscatto, a questo punto volevano davvero prendere il bambino. E infatti quando chiedono al padre Paolo, gli chiederanno questa cosa, tenetela presente perché torneremo su questo punto, quando chiederanno al padre Paolo, secondo lei perché hanno preso il piccolo Tommy? Lui li guarda e fa, lo avete visto? È bellissimo, appunto. Quindi il sospetto era, una volta che non è stato chiesto nessun riscatto, che il bambino fosse stato rapito per scopi pedo brutti. Non arriva nessuna telefonata, non arriva nessuna notizia, ma arriva una telefonata. E dove arriva questa telefonata? Voi penserete, arriverà in procura, arriverà ai carabinieri, arriverà ai genitori, alla famiglia, a chi l'ha visto, perché il popolo italiano sa quando e dove testimoniare, quando ha delle informazioni molto preziose su un caso di omicidio, sparizione, rapimento, loro sanno a chi segnalare la denuncia, a chi l'ha visto. Raga, cioè io veramente, che poi anche questa cosa qui, quando la raccontano, la dicono come fosse normale. Cioè, nel nostro paese è normale che i testimoni, prima di andare in procura, prima di rivolgersi agli inquirenti, si rivolgano a chi l'ha visto. Ma dove cazzo viviamo? Boh, vabbè, comunque, andiamo avanti. Lui praticamente telefonerà a chi l'ha visto e dirà, quindi questa cosa qui, prima la dicono in trasmissione, poi gli inquirenti fanno le indagini, perché è così che funziona in Italia, prima dice chi l'ha visto, poi gli inquirenti vanno a fare le indagini. Bello, bello.
Bene, allora lui testimonierà di essere andato vicino a una pista di, insomma, è andato sì, lì a una pista di motocross che era nel gretto del fiume Taro. Ora, io devo chiedervi una cosa, è il secondo caso che porto nel quale dico gretto del fiume, gretto del canale quando parlavamo delle bestie di Satana. Questo testimone che cosa dice a chi l'ha visto? Dice che lui è andato lì sul gretto di del fiume Taro, dove c'era una pista di motocross, e lì ha visto una montagnetta di abiti da bambino accartocciati, con un pannolino poco vicino e un flaconcino di antimicotichino, cioè di antimicotico. Quindi era tutto piccolino. Quindi lui ha detto sicuramente cose che provenivano da un bambino. E lui ha detto, ahi, siamo qui vicino, quindi probabilmente si tratta del Tommasino. Per cui chiama chi l'ha visto e gli dice che ha visto queste cose. A questo punto chi l'ha visto lo mette in onda, gli inquirenti dicono, occia, allora andiamo a vedere, vanno a vedere, prendono insomma quello che era stato segnalato, lo portano alla madre di Tommaso, che però non riconosce gli abiti, quindi non sono quelli di Tommy, una falsa pista. Ecco, e qui mi viene da dire, forse per questo che sono andati a chi l'ha visto, perché era una cosa che in realtà non aveva granché senso, però, boh, non lo so, forse poteva avere senso, non lo so, però mi fa sempre strano quelli che non vanno a denunciare, ma lo dicono in TV e basta. Partono le indagini sulla storia della famiglia, in particolare sulla casa degli Onofri, e immediatamente vengono a sapere di una particolarità, ovvero loro avevano un cane che si chiamava Todi. Era un cane da guardia che aveva la cuccia fuori, quindi lui, se qualcuno entrava in casa, se qualcuno entrava soprattutto nel giardino, avrebbe fatto del casino. Questo cane però, 2 giorni prima del rapimento, era sparito misteriosamente. Questa sparizione del cane sicuramente non è una cosa casuale. Ovvero, il PM, anzi la PM, comincia a pensare che potesse essere un messaggio mafioso, ovvero si dice, questo io non so questa cosa se me la confermate o meno, ma si dice che quando ti fanno sparire il cane significa attento ai figli, cioè prima prendiamo il cane, poi se non fai quello che devi fare, i prossimi sono i figli. Non so se avevate già sentito questa cosa, io la prima volta che la sento, non sono un'esperta di dinamiche mafiose, devo dirvi la verità, però altrimenti altra opzione, e io direi anche quella più semplice, è ti faccio sparire il cane in preparazione, no, di quello che devo fare, cioè ti devo entrare in casa per lo scopo che, boh, però se ti devo entrare in casa e il cane è d'impiccio, ti faccio sparire il cane così posso entrare. Viene fuori un nome, perché ovviamente loro cercano di anche indagare le piste mafiose, che è la prima idea che si fanno gli inquirenti. Viene fuori un nome, questo tale Pasquale Gagliostro. Pasquale Gagliostro è un personaggio calabrese noto come il pistolero dell''Ndrangheta. È tra l'altro un personaggio con dei precedenti di truffa ed è uno che fa fuori e dentro dal carcere, di quelli che insomma fanno parte della criminalità organizzata, ma non un pezzo grosso, insomma uno scagnozzo, diciamo. Lui tra l'altro in quel momento era in carcere ed era un informatore e dice di sapere delle cose su Tommy. Credo che comunque questa sua carriera di informatore lui l'abbia pagata nel 2018, perché questo Pasquale Gagliostro, dopo che la storia di Tommy era già passata da un pezzo, quindi non credo fosse assolutamente collegato a questo caso, ma Pasquale Gagliostro sappiate che nel 2018 è stato ucciso, sparato in mezzo a un campo, quindi credo che comunque il suo essere, come dire, immerso in un sistema mafioso e aver fatto l'informatore non gli abbia portato bene nella vita. Comunque, siamo nel 2006, quindi lui è ancora vivo e dice di sapere delle cose importanti su Tommy dal carcere, quindi ovviamente, oh mio Dio, abbiamo un testimone, super testimone, ok, perfetto.
Lui dice che quando era stato in Emilia-Romagna aveva sentito qualche mese prima, perché lui non era fisso in Emilia-Romagna, ma c'era stato per un certo periodo, e aveva sentito e lo avevano anche contattato due persone che avevano detto di voler sequestrare la moglie e il figlio di un direttore delle poste per chiedere un riscatto. Cioè, quindi secondo lui doveva essere anche rapita la moglie. E poi vedremo che in realtà questo Pasquale non ha detto una cagata, ha detto una cosa vera. Però lui non ha preso parte a questo progetto, non dice i nomi di chi glielo ha suggerito, anche perché dice che non li ha mai incontrati, non ha avuto contatti diretti e non sa, nemmeno volendo avrebbe potuto dire i nomi. Ecco, sono state delle voci, ma delle voci, ma anche magari che gli hanno chiesto se lui volesse partecipare o dare una mano in questa cosa. A questo punto, gli inquirenti dicono: ok. Potrebbe esserci quindi una pista mafiosa, ma se ci deve essere una pista mafiosa, allora ci deve essere anche una vittima della mafia, che c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di sbagliato. E chi potrebbe essere all'interno di una famiglia con due bambini, una moglie e un marito? Il marito, ovviamente. Quindi Paolo Onofri. Paolo Onofri in questa storia è stato un personaggio davvero, davvero molto strano. E oggigiorno lo si considera solo e soltanto una vittima, anche perché Paolo Onofri attualmente è deceduto. Ma io non sono del tutto convinta. Cioè, io adesso vi parlerò un pochino di questa figura. E poi valutiamo insieme, perché ci sono delle zone d'ombra che non mi sono state specificate bene nelle fonti che ho trovato, poi magari voi ne sapete di più e anche se mi guardate da YouTube ditemelo nei commenti, se invece voi sapete il pezzo che io mi sono persa. Ma vabbè, poi ci arriviamo man mano. Intanto ve lo presento. Allora, Paolo Onofri, ve lo faccio vedere in questa foto perché è rappresentativa del suo atteggiamento. Cioè, Paolo Onofri era una persona molto esuberante, molto arrogante, molto personaggione. Cioè, lui rispondeva di merda, i giornalisti li trattava con sufficienza, mentre si fumava la sigaretta li guardava così. Poi diceva, perché c'erano i giornalisti che dicevano: perché lei viene sempre chiamato interrogato? Perché è sempre in procura? Lui così: io sono sempre in procura. Sì, ma perché la interrogano sempre? E chi dovrebbero fare le domande? A te? Cioè, è un tipo, è veramente un tipo. Esuberante a dire così, no, ma era sempre con questo ghigno un po' malvagio, era molto misterioso, c'aveva una presenza fisica, tra l'altro molto imponente, perché lui è un tipo alto, grosso, molto imponente, poi c'ha questo vocione profondo e sempre vestito di nero, con quest'aria del mistero che all'inizio è, non so, è ambiguo. È ambiguo. Paolo, dalle dichiarazioni che comincio a fare in TV, sembra sapere qualcosa, ma sembra non volerla dire. Cioè, lui parla troppo, parla tanto, cioè viene intervistato, dice moltissimo, pa parla molto, cerca le telecamere, ma non parla mai chiaramente. Cioè, vi faccio un esempio. Una volta gli chiedono: ma che cosa vorrebbe dire ai rapitori che hanno preso suo figlio? E lui dice: ai due malviventi auguro di non incontrarmi mai. E comunque non hanno scampo. Ma minacciosissimo, eh? Quindi, cioè, quando lui dice così con quest'aria, non hanno scampo così, sembra veramente la faida tra mafiosi, e cioè, capito? E quindi la gente rimane particolarmente colpita dal suo modo di fare. Per di più ha un'aria anche molto aggressiva, perché lui è un uomo aggressivo. In realtà da tutti viene descritto come una persona che perde le staffe facilmente. È uno che si incazza con niente, diciamo. Tra l'altro, a proposito di questo, una volta gli chiedono addirittura: ma lei li conosceva quelli che sono entrati in casa? E lui risponde, davanti alle telecamere, risponde: situazioni
cose. Capito cosa intendo quando dico è ambiguo, dice cose, sembra saperle, ma non le dice. È strano, cioè, è sempre vago, sembra sapere più di. Quindi da una parte ci si chiede, cioè è lui che ha un piano tipo Langioni, cioè ha un piano che sta cercando di manipolare i rapitori che sanno che magari sa che li segue, lo seguono dalla TV e quindi vuole far finta con loro di sapere chi sono e quindi che sono sotto scacco quando in realtà lui non lo sa. Oppure è uno che davvero sa perché è mischiato in affari loschi, per cui sta nascondendo qualcosa. Paolo, peraltro, ha un passato particolare perché lui è nato in una famiglia particolarmente religiosa del sud e poi si è trasferito al nord. E anche lui è molto religioso, porta sempre tra l'altro questo crocifisso di San Francesco, porta la croce di San Francesco sempre al collo, si veste sempre di nero con questa croce di San Francesco, gli occhiali, questo sguardo burbero che fuma sigarette forsennatamente, è un personaggio abbastanza oscuro, diciamo. I media quindi cominciano a prenderlo di mira, ovviamente, perché tu rispondi di merda ai giornalisti, ti comporti in maniera ambigua, sembra che sai più di quel che dici e quindi ovviamente sei il personaggio preferito delle televisioni e di tutti i giornali. Quindi ovviamente più lui trattava di merda i giornalisti, più i giornalisti gli rompevano le balle, perché chiaramente era un personaggio che destava molti sospetti. E quindi comincia prima, come i testimoni vanno prima da chi l'ha visto che in procura, inizia prima il processo mediatico contro il papà Paolo. E poi cominceranno anche i sospetti degli inquirenti su Paolo, ma come sempre accade, nel senso, non ci stupisce, giusto? Se non fosse che a un certo punto il sospetto su Paolo aumenta perché viene intercettata una telefonata molto 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 sospetta. In realtà vengono intercettate diverse telefonate sospette, ma questa è quella più rappresentativa. Tra l'altro vi dico che la moglie Paola comincia anche lei a sospettare di Paolo, non è più tanto sicura che Paolo le dica la verità perché anche con lei sembra tenere dei segreti e infatti questa storia spaccherà la coppia, spaccherà i coniugi che poi si separeranno e non si rimetteranno più insieme. Perché? Perché vengono fuori delle telefonatine un po' stranine, cioè pochi giorni dopo il rapimento del bambino, quindi pochi giorni dopo, sarà tipo 5-6 giorni dopo, intercettano una telefonata tra Paolo e Pasquale Barbera. Pasquale Barbera era l'impresario dei lavori di muratura, di ristrutturazione che erano stati fatti a casa Onofri. Come vi dicevano, loro avevano questo casolare grande che però avevano ereditato ed era vecchiotto, quindi dovevano farci dei lavori di ristrutturazione, che tra l'altro avevano pagato caro, cioè avevano sudato i soldi per riuscire a pagare sti lavori, cioè vi dico, non era gente che stava nell'oro. Quindi questo Pasquale Barbera, in realtà scoprono anche dai toni con i quali si parlano durante le telefonate che è molto di più che un semplice lavoratore assunto per fare la ristrutturazione. È in realtà molto amico di Paolo. Infatti parlano in grande confidenza e anche la moglie confermerà che tra di loro c'era un rapporto di amicizia, quindi probabilmente lo aveva assunto proprio in qualità di amico. E c'è questa telefonata. Barbera dice: gli hai fatto i nomi? Paolo: li ho fatti, ma non quei nomi. Attenzione, li ho fatti, ma non quei nomi. Barbera: hai fatto bene, altrimenti mi avresti creato problemi. Ora, noi sappiamo che Paolo Onofri, è stato interrogato la prima volta, che gli hanno chiesto: tu hai idea di chi può essere stato? Lui aveva pensato ai muratori,
aveva già pensato, aveva già il dubbio sui muratori e fece sette nomi. Sette nomi di muratori che avevano lavorato lì, tranne due, che guarda caso saranno proprio i due che sono entrati in casa. Questo è un piccolo spoiler che vi faccio, tanto per farvi capire perché Paolo me puzza. Comunque a questo punto, dopo questa intercettazione, chiaramente chiamano immediatamente a interrogare, chiamano a interrogatorio Barbera e gli operai che hanno lavorato alla ristrutturazione, quindi tutti. Poi ci sarà un plot twistone, incredibile per quanto riguarda il caro Paolo, perché scoprono che Paolo in realtà possiede un appartamento nel quale non vive, perché lui vive nel casolare con la sua famiglia, ha un appartamento distaccato, un pied à terre, diciamo così, un piccolo appartamentino in città, che è adibito a suo studio, dove lui passa del tempo libero. È tipo uno studiolo, un seminterrato, una tana da uomo, ok? Non so che cosa ci facesse esattamente. Però questa tana è piena di foto, di videocassette, e a quel punto loro sequestrano tutto. Sequestrano anche il computer, sequestrano tutto quanto. E che cosa troveranno tra le cosine di Paolo che Paolo teneva nel suo appartamentino segreto? Rullo di tamburi? Dai che lo sapete? Vi do un indizio, Bossetti, ma questa volta davvero. Bravi, pedorobaccia, era pieno di pedorobaccia, raga. Quindi, cioè, cazzo, era lui stesso a dire che Tommaso era un bambino bellissimo e che sicuramente avrebbe fatto gola ai pedofili, era stato lui a dirlo per primo. E quindi io appena, cioè arrivata a questo punto della storia, la mia mente si è immediatamente fiondata su: ah, ok, allora hanno fatto la telefonata in cui non ha fatto i nomi, a materiale pedo. Ho pensato, c'è un'organizzazione di persone pedo che si sono messe d'accordo e lui ha offerto il figlio in qualche modo, cioè l'avrà offerto perché venisse usato, non lo so, comunque mi viene da immaginare che questa cosa sia collegabile o no. Ovviamente adesso i media sono impazziti perché hanno saputo questa storia. E adesso è diventato il mostro, Paolo ovviamente è il colpevole e tutto il resto. Ma cominciano a chiedersi: ma Paolo è davvero un pedofilo o è soltanto uno che fa dell'innocente voyeurismo? Ma ve lo siete chiesti per Bossetti, per esempio, che non guardava neanche roba pedo ma solo cose teen? Questa domanda perché vale solo per qualcuno e per qualcun altro non vale? Scusate, queste cose mi fanno arrabbiare. Perché attenzione, adesso qua c'è una svolta incredibile. C'è una svolta incredibile perché Paolo ha una versione. Dice: No, attenzione, avete capito malissimo. Io mica le guardo per piacere queste cose qui. No, io avevo un piano, avevo una missione. Praticamente andavo nel mio appartamentino pied à terre per raccogliere tutto il materiale pedopornografico che trovavo in rete per poi denunciarlo alla postale. Che hobby! Cioè, devo dire, incredibile. E sapete cosa? Gli hanno creduto. Cioè, gli hanno dato 6 mesi perché ovviamente detenzione di materiale pedo non si può fare. Però, sì. Lui probabilmente stava facendo delle ricerche per capire la sorte di Tommy e quindi aveva questi materiali per capire, per fare effettivamente...
Raga, io sono sconvolta. Io sono sconvolta. E secondo me qui dentro c'è del marcio, perché tutte le volte che io vado a guardare, e poi ho fatto anche diverse ricerche oggi a riguardo, cioè, ma Paolo Onofri, perché da qui, da questo momento in poi, Paolo Onofri non è più un sospettato. Cioè, Paolo Onofri lo lasciano in pace, non... Basta. Basta. Infatti tutti si aspettavano un arresto, ma questo arresto non arriva mai. Paolo, così. Ma Paolo? No, ma veramente. Qui qualcuno è amico delle guardie. E io non... Cioè, vi giuro, quando vi dico che c'è questo passaggio che non mi riesco a spiegare e non ho trovato delle fonti che mi spiegassero perché la pista su Paolo è stata abbandonata, perché nessuno ha più fatto delle indagini su Paolo o in questa direzione, non l'ho capita. Vi giuro, non l'ho capita. Che poi magari è davvero innocente, non dico questo, ma dico perché non hanno più... Non sono andati più avanti con le... Con le ricerche, cioè con le indagini su Paolo. È incredibile, veramente. Ci chiedo la moglie. Ma la moglie ci ha divorziato perché in realtà la relazione tra di loro andava già un po' di merda. Tra l'altro ci sono anche dei diari, perché cominceranno ad indagare anche un pochino sulla relazione tra i coniugi Onofri, e scoprono che Paola aveva un carattere completamente diverso da quello di Paolo. Cioè, Paola era una che aveva bisogno di parlare, di sfogarsi, di aprirsi, di avere un rapporto emotivo con l'altro, mentre Paolo era un tipo più orso, più burbero, più chiuso, meno a contatto con le sue emozioni, e soprattutto non aveva voglia di parlare, non stava lì a parlare. E quindi Paola aveva questo diario, poverina. Dico poverina perché veramente, cioè, tu hai bisogno di sfogarti, hai bisogno di parlare, tutto il resto, l'unica cosa che hai è il tuo diario. E mi ha fatto veramente tanta tenerezza. Poi la signora Paola adesso, da quel che ho capito, si è ripresa e tutto, però, cioè, non si è ripresa dalla, come dire, dalla morte del figlio, si è ripresa da questo matrimonio che andava di merda. E lei dai suoi diari si capisce benissimo che era veramente sottomessa da Paolo, che si comportava con lei da proprio, lo so che lo diciamo sempre, ma purtroppo nei casi di cronaca spesso viene fuori, era un narcisista incredibile. Relazione tossica? Sì, sicuramente una relazione squilibrata, perché lei era particolarmente sottomessa e lui era molto controllante nei confronti di Paola. Cioè, lei gli doveva chiedere il permesso per fare qualunque cosa ed era completamente sottomessa a lui. Quindi diciamo che nella tragedia, secondo me, questa donna si è anche un po', come dire, resa conto del fatto che era in una relazione che non le faceva bene. Comunque, anche questa cosa viene presa in considerazione, cioè che nella coppia non stava andando tutto bene, però comunque Paolo, no, ma non è stato lui, no. Infatti archivieranno l'accusa di pedofilia, ma terranno su l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico, che lui ha patteggiato. Cioè, nel senso che non è che ha continuato con questa storia del sì, ma ce l'ho, ma era... Cioè, alla fine ha patteggiato della serie, sì, ce l'avevo, ok, e si è preso 6 mesi. Questa è la fine di Paolo, si è preso 6 mesi per il materiale che aveva sul computer, fine. Poi non hanno più ricollegato Paolo a Tommy, ma questa cosa qui, vi giuro, mi manda fuori di testa. Va bene, quindi a questo punto che cosa ci resta? La pista dei muratori. Non so se conoscete Marta sui tubi, ma quando cantano muratori io vado fuori di testa. Comunque, perché la pista muratori è particolarmente valida? Beh, innanzitutto perché i nomi che aveva fatto Paolo inizialmente erano quelli dei muratori, poi perché hanno sentito la telefonata tra Paolo e Barbera,
E poi perché la luce è stata staccata la luce. Per staccare la luce bisognava conoscere la casa e soprattutto dove era il contatore, perché il contatore, da quello che ho capito, era in un posto non così scontato. Quindi esce la notizia che Paolo viene chiamato in procura per un confronto con un personaggio misterioso, che non viene droppato, non viene droppata l'identità di questo personaggio misterioso. L'unica, come dire, indiscrezione che sanno è che questo personaggio è uno che ha lavorato nei lavori di ristrutturazione, quindi probabilmente uno dei muratori che ha preso parte ai lavori di ristrutturazione. Quando si sa così, ora immaginatevi come è successo con Denise Pipitone, stessa identica scena, no? Fuori dalla procura, tutti i giornali con le telecamere per aspettare la fine di questo interrogatorio e vedere chi usciva dalla porta, no? Per poi, come dire, fare la ripresa e dire in diretta: ah, abbiamo scoperto chi è! E qui l'apice è stato che questo signore misterioso è uscito con il giubbotto sulla testa ed è riuscito a camuffarsi, cioè non si vedevano solo le mani e i capelli. Quindi le telecamere sono impazzite, ovviamente i giornali: oh mio Dio, chi è l'uomo misterioso? E l'hanno chiamato l'incappucciato. Comunque alla fine scoprono chi è questo famoso incappucciato. Si chiama Mario Alessi ed è appunto uno dei muratori di Barbera. Vi ricordate Barbera, quello, il capomastro dei lavori, amico di Paolo, che aveva sotto di lui questa squadra di muratori, tra i quali c'era Mario Alessi. Paola, tra l'altro, che ormai col marito non è in buoni rapporti, Paola dirà che questa cosa di far fare i lavori a loro, a lei non era nemmeno andata giù, perché le stavano parecchio sul cazzo sti lavoratori, sti muratori, non gli piacevano i modi che avevano, e che aveva anche litigato con Paolo perché lui aveva deciso di far lavorare loro in casa, lei non era d'accordo. Però, come vi dicevo prima, ovviamente anche se Paolo non era d'accordo, si fa come dice Paolo e basta. Ma ci sarà una grande svolta in questo caso, e come ci sarà con i RIS, arrivano i RIS di Parma, che erano già lì, quindi ci ha messo anche poco ad arrivare. E praticamente cominciano a setacciare l'intero appartamento in cerca di qualche prova, di qualche traccia biologica che possano aver lasciato i rapitori una volta entrati in casa. E insomma guardano dappertutto, non è che trovano granché, ma trovano una cosa incredibile, perché su uno dei pezzi di scotch, qui c'è veramente la banda Bassotti, perché su uno dei pezzi di scotch con i quali avevano legato la mamma Paola c'era un'impronta di un indice, cioè mancava l'apposta, era quella bella, quella dell'indice intera, completa, nitidissima, di uno dei rapitori. E infatti Paola a un certo punto dice: ah sì, mi ricordo, perché loro avevano i guanti, ma a un certo punto c'era questo qui che ha cominciato a litigare con lo scotch perché non riusciva a... Raga, avete capito come i problemi comuni quotidiani ci si ritrova anche quando devi commettere un crimine? Cioè non riusciva a tirare lo scotch che si era attaccato e a prendere la linguetta, quindi stava lì con i guanti così, e poi diceva: vabbè, allora si è tolto i guanti, ha fatto così senza guanti e ci ha lasciato l'impronta digitale. Cioè, questa è una storia di ordinaria criminalità, cioè nel senso, veramente, la banda Bassotti. Qui hanno risparmiato sui molecocani, non sono serviti i molecocani. Quindi niente, si è fatto prendere come un pirla per questa cosa. Raga, allora, che cosa abbiamo imparato da questa storia? Per nessuna ragione al mondo, nel momento in cui state per commettere o state commettendo un crimine, mai togliersi i guanti, mai, neanche per un secondo, neanche se state litigando con lo scotch, mai,
Neanche se dovete scaccolare. No, non si tolgono i guanti. Cazzo, sono le basi però. E niente. Quindi immediatamente trovano il nome, perché tra l'altro questo qui non era proprio uno che aveva la fedina penale pulitissima. Era un piccolo pregiudicato, ma è bastato questo per avere le impronte digitali. Cioè, tra l'altro voglio dire, tu sei anche schedato, dico, non hai precedenti, quindi le tue impronte non ce le hanno. Vabbè, no, ce le hanno perché sei schedato e tu le lasci, ma sei, vabbè. Ok, si chiamava Salvatore Raimondi, hanno un nome. Era un piccolo pregiudicato locale legato a Barbera. Ora, c'hanno due nomi. Uno è Mario Alessi, legato a Barbera. L'altro è Raimondi, legato a Barbera. Barbera, super amico di Paolo Nofri. Ma Paolo Nofri, no, lui c'aveva solo, faceva un po' i voyeur dei bambini lì, basta. Sì, esatto, così per hobby. No, lui, aspetta, non è che guardava la pedo. Attenzione, lui per hobby raccoglieva tutta la pedo che trovava per internet per poi fare una mega retata alla polizia postale. Era un eroe. Raga, Paolo stava facendo il suo dovere civico. Inutile che stiamo qui a pensare male. Cioè, noi che siamo maliziosi, pensiamo male. Lui è un eroe. Solo che l'abbiamo ninjato prima che lo potesse diventare, capito? È stata una questione di tempistiche. Comunque, andiamo avanti. In questo momento si concentrano quindi su questi due nomi, Mario Alessi e Salvatore Raimondi, che verosimilmente paiono essere i due che sono proprio entrati a casa Onofri per rapire Tommy. Perché pensano... Allora, abbiamo le impronte digitali di uno, quindi su quello siamo sicuri. Mario, ci sono tante cose che portano a Mario, ma in particolare lui ha fornito un alibi completamente falso. Quindi inizialmente viene subito accusato di falsa testimonianza, e sapete che quando fate falsa testimonianza, soprattutto sul vostro alibi, come dire, è un attimo che diventate i sospettati numero uno. Perché lui, furbone... Lui diceva di trovarsi in un bar in un'altra città. Tra l'altro, quando... Allora, raga, altra cosa importante da ricordarvi se dovete commettere un crimine. Le celle telefoniche. Le celle si agganciano in determinati momenti, ma in zone abbastanza ampie. L'alibi lo dovete dare almeno nella zona dove eravate realmente. E se eravate lì non potete dire ero in un'altra città. No, cioè rimanete nel raggio della cella, per favore, almeno quello. No, lui ha detto che era un'altra città. Ovviamente hanno analizzato gli agganci del suo cellulare alle celle. E guarda caso, all'ora in cui è stato rapito Tommy, lui era proprio nella zona di casa Onofri. Quindi adesso in più alibi falso, quindi si va poco lontano. Mario Alessi, che io adesso vi presento qua. Mario Alessi, dopo che gli hanno formalizzato, diciamo, le accuse, continuerà a cercare ripetutamente di apparire in TV. Ecco, questo è un processo che diventa mediatico già per come è strutturato, ma poi anche perché i personaggi che ne prendono parte diventano molto mediatici loro stessi, cioè sono loro, vedete il babbo Paolo che comunque non perde occasione per andare a fare un'intervista, per andare a fare un intervento in TV... O lui uguale, cioè Mario Alessi partecipa veramente a 57.000 trasmissioni per dire cose che adesso vedremo. In particolare lui continua a dire di essere innocente, di non c'entrare assolutamente nulla, in modo molto vago, cioè no ma io non c'entro niente, no ma io sono innocente, non è che dà delle spiegazioni, lui continua a dirsi innocente, punto. Noi sappiamo che Mario Alessi vive insieme alla moglie che si chiamava Antonella Conserva e vive in una cascina in mezzo alle campagne. Tra l'altro loro due hanno anche un figlio
Quindi, insomma, ha una famiglia questo signore qua, non è proprio uno, un drughe di strada, è uno che ha una famiglia, un lavoro e tutto il resto. Lui ha origini siciliane e ha un passato particolare là in Sicilia, perché lui aveva fatto, come dire, un dispettuccio a un suo amico, uno scherzone. Questo suo amico carabiniere praticamente ha aggredito sia lui che la sua ragazza. Lui è stato legato a una sedia e costretto a guardare mentre Alessi stuprava la sua ragazza. Cioè, proprio il carabiniere è costretto ad assistere allo stupro della sua ragazza. Quindi, cioè, un signore, un gentiluomo, un scherzo epico finito male, sì, sì, un burlone, sì, uno che, insomma. Comunque, prima ancora di essere arrestato per violenza sessuale, perché non era ancora stato arrestato, lui faceva addirittura stalking a questa ragazza, cioè praticamente la chiamava di continuo al telefono per chiederle di uscire. Cioè, prima ti stupro, poi ti corteggio. Ma io non lo so, ma come cazzo ragiona la gente? Ah, comunque, mentre lui ha fatto questa cosaccia in Sicilia, era sposato con la sua ex moglie siciliana, che dopo essere venuta a conoscenza di questa storia lo ha lasciato. Brava, brava, meno male, meno male. Comunque vi dico che nella fonte che ho letto io c'era scritto che la moglie lo aveva lasciato perché non riusciva a sopportare lo scandalo. Io spero che non sia così, cioè spero che non sia la vera motivazione. Cioè, dai, brutto, brutto dire così. L'ha lasciato perché era giusto, cioè nel senso, che cazzo stai con una merda del genere, eh? Oh. Comunque, come vedete... Dove sono? Perché è tornato Tommy, no? Ecco. Mario Alessio, come vedete dalla... da questo meraviglioso screen, lui ha partecipato alla Vita in Diretta, ha partecipato a Chi l'ha visto, ha partecipato a un sacco di trasmissioni che parlavano di cronaca, ed è sempre andato in trasmissione dicendo queste cose. Adesso vi leggo cosa dice. Lui dice: io sono innocente perché io so cosa significa un figlio. I figli sono l'anima. Sono l'anima. Poi c'è un'altra dove lui dice testuali parole che le ho trascritte. Dice: tutti i bambini sono angeli. Cioè, per me che scendono proprio dal cielo. Ora, non hanno prove schiaccianti contro Mario Alessi, però, come dire, sono abbastanza sicuri che sia lui, nonostante lui continua a dire tutti i bambini sono angeli che cadono dal cielo e cose da buongiornissimo caffè per boomer. Non so, andava lì con le frasi fatte sperando di convincere boh qualcuno. Non hanno prove schiaccianti su Mario, ma Mario fa delle robe strane, tipo quando in procura si incrocia con la mamma Paola, lei si aspettava delle parole di conforto, perché comunque è uno che ha frequentato la casa, dice di essere innocente, lei in quel momento lì diceva boh, sei innocente sicuro, verrà da me a dirmi due parole di conforto, e invece niente, praticamente non cerca di non incrociare il suo sguardo, non la guarda negli occhi, è molto schivo nei confronti di lei e questa cosa la insospettisce parecchio. Comunque, è passato un mese ormai dalla scomparsa di Tommy e non ci sono né prove che lui sia ancora vivo né prove che lui sia morto. Non si trova Tommy e i rapitori non danno notizie. Quindi a questo punto c'è una fase di stallo. In questa fase di stallo gli inquirenti, devo dire che in questo caso si sono mossi abbastanza bene, tranne per la questione di Paolo che... continua a starmi sui maroni. Però a questo punto dicono: senti, ok, non si toglie un ragno da un buco, famo un blitz e arrestiamo tutti. Perché non lo fanno anche con il caso Denise Pipitone? Perché alla fine su Mario Alessi avevano meno di quanto hanno su Anna Corona. Cioè, potete fare un blitz e dire: oh, arrestiamo tutti così e poi vediamo cosa succede. Perché in questo caso ha funzionato, hanno arrestato così improvvisamente Mario Alessi e Salvatore Raimondi,
E in 1° aprile entrambi confessano. E la prima cosa che diranno è: non cercatelo più, Tommy è morto. Alla dichiarazione, alla confessione, Tommy è morto, chiaramente l'Italia crolla, cioè tutti quanti crollano, cade un macigno sulla testa di tutti, anche perché stavano continuando a cercarlo vivo probabilmente. Della morte di Tommy lo dicono entrambi, sia Mario Alessi che Salvatore Raimondi, una volta arrestati in interrogatorio ammettono e confessano che Tommy è morto, che non lo devono più cercare. Tra l'altro, la cosa più sconvolgente che dicono, e che è la cosa per cui ci rimangono tutti più di merda, è che Tommy non è morto dopo giorni, perché magari era malato, perché non lo so, una certa, è successo un incidente, è successo qualcosa, no. Tommy è stato ucciso neanche un'ora dopo essere stato rapito, cioè lo hanno ucciso subito, quindi praticamente è stato inutile, tutta questa cosa che è successa è stata inutile, la morte di Tommy è stata inutile, cioè semplicemente è stato frutto di un piano che non è andato a buon fine. E adesso capirete che a causa di persone che hanno tentato di fare un crimine, loro, nella loro testa c'era quella di rapire il bambino e chiedere il riscatto, ma poi hanno fatto casino ed è successo quello che è successo. Ma adesso capirete poi che poi casino, in realtà c'era anche dell'intenzionalità. Allora, a questo punto, dopo che hanno confessato che Tommy è stato ucciso, gli inquirenti gli chiedono di, come fanno sempre, di portarli sul luogo del cadavere. E quindi sarà, in realtà lo chiedono ad entrambi, e Alessi acconsente e poi li accompagnerà sul luogo, mentre quell'altro, Raimondi non era in grado di accompagnarli al luogo del ritrovamento, insomma, fargli ritrovare il cadavere, quindi c'è questa anche discrepanza. Comunque Mario prende su, va con gli inquirenti e li accompagna in via del Traglione. Via del Traglione è una via particolarmente malfamata, poco distante da casa degli Onofri. Era una strada malfamata perché era là in mezzo alle campagne, ma era una strada nota per prostituzione, spaccio di droga, c'era anche una discarica a cielo aperto a fine della strada, e quindi i muratori conoscono bene quella zona, perché tutti gli scarti, calcinacci, tutte le cose, fine lavori da casa di Onofri, andavano poi a buttarle in questa discarica a cielo aperto in questa via. Quindi Mario indica il campo che c'è lì e dice: è qui da qualche parte. C'erano delle ballone di fieno, poi erano andati di notte, quindi con le torce e tutto, e in realtà il campo ormai è passato un mese dalla morte di Tommy. Il problema è che non si vede niente, perché è una, come dire, è un campo con l'erba tagliata, ci sono un sacco di sterpaglie, rami secchi, paglia, fogliame, cose, e quindi praticamente loro cercano questo corpicino con i forconi, quindi cioè, cercano di tirare su questa paglia per vedere se c'è qualcosa sotto, anche perché Mario Alessi dice che non lo ha seppellito, lo ha proprio buttato là. E insomma, alla fine, dopo qualche ora di ricerca, troveranno proprio il corpo di Tommy. Il problema qual è? Che Paola, e qui io vi giuro di nuovo, rimango sconvolta da come cazzo funzioni questo paese in questi casi. Ci sarà, non so se qualcuno di voi se la ricorda, ci sarà un'edizione speciale del telegiornale che interrompe qualsiasi altro programma per dare appunto la notizia del ritrovamento del corpo di Tommy. Ed è così che mamma Paola scopre che Tommy è morto. Guardando il telegiornale. Poi, dopo 5 minuti, la chiama la PM per dirle: sa signora,
Le devo dire una cosa terribile. Dai, dai, ma si può? Questi dettagli qui, quando si raccontano le storie, non vengono mai fuori, perché magari, sai, lo dice in un'intervista così, ne fa, anche lei ne ha fatto menzione un attimo, non è che se ne sia lamentata la signora Paola. Me ne lamento io, sinceramente, perché ci rimango di merda. Cioè, sembra veramente anche i PM lo abbiano saputo dal telegiornale, ma sul serio. Mamma Paola è particolarmente colpita dal fatto che questo bambino non avesse, cioè il corpo del bambino fosse praticamente integro e quindi nessun animale lo ha attaccato. Ma vediamo che effettivamente succede questa cosa che i corpi non vengono poi mangiati dagli animali, chissà che cosa percepiscono, qualcosa, non lo so. Il padre non è stato avvisato? Ma sicuramente è stato avvisato anche il padre, ma il padre qui esce un po' di scena, cioè dal momento che si è preso l'accusa di pedo robaccia sul computer, lui si defila un attimino. Comunque, a questo punto tornano in carcere Alessi e Raimondi e cominciano a raccontare la loro versione di come è andato il rapimento di Tommy. Vedete che questo caso è particolare anche perché si hanno alla fine quasi tutte le informazioni, cosa che non succede quasi mai nei casi di scomparsa di bambini. E sinceramente forse era meglio non saperlo, perché ricostruendo tutto è terribile. È veramente terribile. Quindi adesso vi do la ricostruzione che hanno fatto i due dell'Ave Maria. Pare che l'idea fosse venuta da ad Alessi per primo. Lui lì. Gli è venuta questa idea perché la sua attività edile stava fallendo e quindi, anche perché quegli anni lì, raga, siamo nel 2006 e mi ricordo che la crisi è arrivata nel 2008 e ha colpito moltissimo il settore edile, ve lo ricorderete. E quindi ha deciso di mettere a punto questo piano del rapimento del bambino per accaparrarsi qualche milione. Cioè, nella sua testa non era un rapimento da chissà quanti soldi. In realtà lui voleva solo chiedere qualche milione. Nel 2006 qualche milione erano già euro, però. Vabbè, qualche millino, facciamo così. Fatto sta che viene fuori, verrà fuori, che poi questa cosa la dirà Paolo più avanti. Che Paolo, visto che lei era un po' uno sborone, quindi voleva fare un po' lo sborone con questi muratori che, cioè, sai cose, cioè, piace, cioè, praticamente aveva detto a due di questi muratori, non erano loro in particolare, però aveva detto a due lavoratori che erano lì, che lui aveva ricevuto un'eredità e quindi aveva un sacco di soldi e tra l'altro gli aveva fatto pure vedere la busta con questi soldi dicendo oh, ho preso un'eredità, ho preso dei soldi. Cioè, allora li vuoi i ladri in casa, Paolo? Cioè, li vuoi? Li stai invitando te. Vabbè, fatto sta che decidono quindi di mettere in atto questo piano. Fanno fuori il cane perché giustamente era d'intralcio. E Alessi si indossa un casco integrale, Raimondi mette un passamontagna e alle 19:40 arrivano al casolare degli Onofri. Con una forcina Alessi, perché qui fa tutto Alessi, praticamente Raimondi è il cagnino che gli va dietro, con una forcina Alessi riesce a far saltare l'interruttore della corrente e quindi in quel momento va via la luce. Si appostano fuori dalla porta d'ingresso perché sanno che per riattivare l'interruttore generale della luce il padrone di casa sarebbe dovuto uscire perché loro conoscevano bene le abitudini della casa e quindi si appostano fuori dalla porta. Quando Paolo aprirà la porta per uscire e andare a tirar su l'interruttore, questi lo assaltano ed entrano in casa. A quel punto accade quello che è stato raccontato. Il piano però era di fare un sequestro lampo, cioè l'idea era quella di entrare, legare tutti, prendere il bambino e andarsene.
Per di più, c'era una cosa molto precisa che loro avrebbero dovuto fare per chiedere il riscatto. Ovvero, Raimondi, una cosa doveva fare Raimondi. Non ha fatto un cazzo, ha fatto tutto Alessi. Una cosa doveva fare Raimondi, che era quello più giovane. Lui doveva lasciare sul tavolo della cucina di casa Onofri una scheda telefonica che sarebbe servita per contattare la famiglia, insomma per entrare in contatto con i rapitori e poi decidere il riscatto. Ma Raimondi, poverino, lui si è dimenticato. Quindi la scheda lì non... lui... una cosa doveva fare, una, niente, si è dimenticato. Quindi non ha lasciato la scheda sul tavolo. A quel punto Alessi si incazza come una bestia, giustamente, no? Poi, aspettate, perché il piano aveva anche un altro protagonista. Ovvero... cioè, il loro piano era: rapiamo il bambino, lo teniamo un po', intanto contrattiamo col riscatto, poi quando ci pagano glielo ridiamo. Questo era il piano primario, no? Però la domanda è: chi è che si sarebbe preso cura del bambino nel tempo in cui avrebbero deciso il riscatto? La signora conserva, giustamente. Quindi praticamente la signora conserva, Antonella, che è la moglie dell'Alessi, avrebbe dovuto... prendere questo bambino, portarlo in un casolare abbandonato, che poi magari ci trova Igor che dice: oh, ci sono già io qui, allora dice, cambio. Però sempre nei casolari abbandonati succede, allora vai in un altro, ci sono le bestie di Satana, dico: no, ci siamo già noi qui, che facciamo la seduta spirita, allora cambio. E vai in un altro casolare abbandonato. Quando trova il casolare abbandonato, teoricamente sarebbe dovuta rimanere lì con il bambino di nascosto nel frattempo che si decideva per questo riscatto. Il problema è che effettivamente Tommy non arriverà mai a questo casolare. Perché cosa succede? Loro praticamente, una volta rapito Tommy, salgono su due scooter che avevano e Tommy rimane nello scooter con Alessi. A questo punto, alle 20:25, arrivano all'imbocco di Via del Traglione, dove li stava aspettando l'Antonella conserva, che avrebbe dovuto prendere appunto in affidamento questo bambino, portarlo nel casolare e accudirlo. Il problema è che qui, nelle confessioni, c'è qualcosa che non torna. Cioè, fino al... nelle due versioni dei due... dei due della banda Bassotti, qui coincide tutto. Cioè, arrivano alle 20:25 in Via del Taglione, lì avrebbe dovuto aspettarli. Cioè, lì li stava aspettando la signora conserva. A questo punto le due versioni differiscono. Perché Alessi dice che Tommy è stato ucciso da Raimondi, mentre Raimondi dice che Tommy è stato ucciso da Alessi in quel luogo lì. E quindi gli inquirenti hanno un momento di: ma quindi chi è che ha ammazzato Tommy? E cominciano a fare qualche ricerchina. Ci mettono poco in realtà, perché scoprono che tra le 20:40 e le 20:55, che è proprio il lasso di tempo nel quale è stato ucciso il povero Tommy, il cellulare di Raimondi aggancia alla cella di Coenzo. Coenzo è un paesello lì in quella zona, a 10 km da Via del Traglione. Quindi sicuramente Raimondi era lontano nel momento in cui Tommy è stato ucciso. Questa cosa gli ha salvato la vita, perché se fosse stato lì non si salvava assolutamente da questa accusa. Cioè, non che si sia salvato, perché ovviamente Raimondi è accusato di sequestro e tutto il resto, però sicuramente non di omicidio. Quindi Alessi è rimasto da solo col bambino e sta aspettando Antonella. Qui succede qualcosa di orribile. Ovvero, Tommy è un bambino che piange molto.
Lui è molto spaventato, è molto agitato e quindi continua a urlare, a piangere. Comincia a essere un problema per Mario, perché non riesce assolutamente a far tacere questo bambino che sta cominciando ad attirare l'attenzione. E intanto aspetta Antonella che non arriva, quindi sta cercando di gestire questa cosa. Improvvisamente gli viene su, gli si chiude la vena, e probabilmente gli vengono in mente Raimondi che non sa fare un cazzo, che aveva una cosa doveva fare, non è riuscito a fare neanche quella, e Antonella che doveva già essere qui e non è ancora arrivata, e questo qui che piange, insomma gli si è chiusa la vena e ha cominciato a strangolare Tommy per farlo stare zitto. Comincia a soffocarlo e poi, insomma, incazzato nero, lo finisce, prima lo strangola e poi lo finisce prendendolo a pugni e a ceffoni. Io non so come si possa prendere a pugni un coso grande così, però è riuscito a sfogare la sua rabbia con i pugni contro un neonato. Cioè, io devo dire che proprio un uomo, bravo, devo dire, proprio che schifo. Sì, l'ha finito a pugni e a ceffoni. Uno schifo. E lui, vi ricordo, questo qui, i bambini sono angeli caduti dal cielo. I bambini non si toccano. E cioè, save the children, niente, cioè, una roba... Tra l'altro Alessi, come movente rispetto all'uccisione di Tommy, cioè alla fine gli dicono: ok, ma tu dovevi tenerlo per un riscatto, perché hai ucciso Tommy? Qual è il movente che ti ha spinto a uccidere questo bambino? E la sua risposta è stata: dava fastidio. Io non commento. Comunque... È l'ora del processo, i nodi vengono al pettine, tranne quello di Paolo, perché Paolo, giustamente, lui... C'entra niente, Paolo. Raga, adesso, arriviamo al processo, adesso mi dico... Ma secondo voi... Ma Paolo! Cioè, perdonatemi, ma sono l'unica che ci è rimasta di merda? Oppure anche a voi rimane un attimo di punto interrogativo su questa figura? Perché poi Paolo, 2 anni dopo la morte del figlio, purtroppo, avrà un infarto. Un infarto che gli cambierà completamente la vita, perché poi da lì a poco entrerà in coma e nel 2014 morirà. Questo infarto, questa sua morte è stata attribuita al dolore per la perdita di Tommy, quindi ovviamente... è una vittima... Ma io non, a me non mi convince, raga, non ce la posso fare, non ci riesco. Allora, al processo Pasquale Barbera, che voi dite, ma Pasquale Barbera nessuno gli fa niente? Certo, è stato indagato per favoreggiamento rispetto a questa cosa, ma poi anche lui archiviato, secondo me. Perché? Perché se avessero indagato e accusato Barbera, c'era da accusare anche Paolo. E secondo me qui quello protetto forse è Barbera. Cioè, Paolo avrebbero potuto anche metterlo alla gogna, ma se mettevano alla gogna, cioè se avessero accusato Paolo, avrebbero dovuto accusare anche Barbera. E viceversa, se avessero accusato Barbera, avrebbero dovuto accusare anche Paolo, perché ce ne sono le famose telefonate. E invece anche Barbera va sotto il tappeto insieme a Paolo, e gnocco sotto il tappeto diventa sempre più grosso, ma nessuno lo vede. Alessi viene accusato di sequestro e omicidio, Raimondi è accusato di concorso in sequestro a scopo di estorsione, e Conserva, l'Antonella Conserva, accusata anche lei di concorso in rapimento.
che è quello che immediatamente dice: no, guarda, io sono stato io, c'è la mia impronta digitale lì, adesso non è che vado tanto in là. Quindi lui sceglie il rito abbreviato. Tra l'altro non sapevo questa cosa, ma ho scoperto che, tra l'altro forse è una cosa che sapete tutti tranne me perché sono tonta, che con il rito abbreviato tu hai lo sconto assicurato di un terzo della pena. Raga, ma un terzo della pena è tantissimo. Infatti lui se ne è fatti 20 di anni, perché se ne sarebbe presi 30 e se ne fa 20. Pasquale Barbera, comunque, come dicevo prima, viene assolto. Alessi e Conserva, entrambi decidono di andare a processo pubblico. Tra l'altro un processo mediatico incredibile, ci sono stati dei litigi là dentro, delle robe, delle scenate. Ma lui, Alessi Mario, si prende l'ergastolo, mentre la Conserva, Antonella, si prende 30 anni. Allora, io adesso qua da farvi vedere le interviste. Ovviamente, come spesso succede, non sono riuscita a isolare solo l'intervista, ma c'è tutto un servizio televisivo sulla figura di Alessi. Dopo l'ergastolo a Mario Alessi, nuova ondata d'emozione nel paese. È la TV italiana, per quindi la terribile vicenda del sequestro, dell'omicidio del piccolo Tommy nella campagna parmense. Sentiamo Maria Rosa Monaco e Maria Delia. Molte bambine sono angeli, cioè per me che scendono proprio dal cielo. Scendono dal cielo. E una cosa così non va fatta. Non va fatta assolutamente. Le hanno lasciate in pace dai loro genitori perché l'hanno messa al mondo, perché tengono una cosa cara. E lasciarlo libero subito, subito. Subito. Cioè, che ti si presenti veramente davanti alla giustizia e si assume le responsabilità. Parlava così in esclusiva ai nostri microfoni Mario Alessi, condannato all'ergastolo per aver rapito e ucciso Tommaso Onofri. Era il 29 marzo di due anni fa e il piccolo Tommy era sepolto già da un mese vicino al fiume Enza, nelle campagne del Parmense. È proprio lì, verso un cumulo di foglie di terriccio, che Mario Alessi condurrà gli investigatori dopo aver confessato il delitto. Solo due giorni prima aveva proclamato la sua innocenza. Mi sento la coscienza libera e pulita. Libera, io non sarei capace di far male a bambino. No. Assolutamente, assolutamente. Accanto no, lei ha stuprato la donna davanti a sua. No, vabbè. Cioè, questo era un precedente per cui lui era stato in carcere. Aveva stuprato una ragazza davanti a come marito, come amico e come padre. Con l'atteggiamento di una moglie devota che sta accanto al suo uomo, Antonella Conserva collabora alla messa in scena dell'estrema difesa, nel tentativo che l'orrore non sia scoperto. L'ultimo pensiero della sera è mio figlio e come potrà dormire Tommaso e come potrà essere, diciamo, tranquillo. Si era addormentato per sempre il piccolo Tommaso, ad opera di quelle mani che si torcevano e stringevano davanti alle telecamere. Aveva pianto per poco tempo lontano dalla sua mamma. Strappato dal suo seggiolone da due individui con il volto coperto, era stato ucciso subito dopo, in un moto di inquietudine di chi lo aveva rapito per fare un po' di soldi, ma aveva perso il controllo all'apparire di un lampeggiante della polizia, accompagnato da uno scoppio di pianto del bambino. Con un bottino di 150 euro, Mario Alessi e il suo complice, Salvatore Raimondi, erano tornati a casa, con la speranza che il volto coperto durante l'assalto alla cascina degli Onofri li lasciasse impuniti. E così sembrava, almeno all'inizio. Se ci sono altre parti in cui parla. Sì, nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni. Il giorno che sarà liberato Tommaso, perché vedo che già sono abbastanza vicine, io darò una festa. Guardo, c'è. Questa c'è pena che sta passando quel bambino. Io darò una festa. Io darò una festa. Questa intervista si è confermata come una crudele. Io darò una festa. Questo è pazzesco. No, poi vabbè, parlano di altro. Ok, niente. Ma raga, riuscite a capire fino a che livello di infamità è riuscito ad arrivare questo tizio?
Una festa, perché il giorno che troveranno questo bambino e lo riconsegneranno, io farò una festa, no? Faccio da culo. Come attore credibile, in realtà, per come dire, io non posso giudicare Col seno di poi, perché Col seno di poi ci fai caso. Ci fai caso al fatto che lui cerchi una mimica il più, come dire, il più statica possibile. Cioè cerca di stare con la faccia un po' più statica possibile, ripete i concetti tipo non avrei mai fatto una cosa simile, dove ci sono delle cose, ma vi dico la verità, se l'avessi visto così a pelle non avrei pensato immediatamente sta mentendo adesso.